Ciao gente simpatica, io sono Waldorf e siamo tornati sull'ultimo episodio del primo capitolo di Ace Attorney Miles Edgeworth Investigations. Perché dico ultimo? Beh, abbiamo preso tutte le prove necessarie, quindi presumo questa sia la battaglia finale del capitolo. 14 marzo, 5:12, ufficio di alta procura, camera 1202. Mr. Portman, ho finito di esaminare i file, signore. Bene, fammi dare un'occhiata, passa qui. Bellissimo. Ok, sembra buono. Ehi tu, prenditene cura. Oh! Ma povero. Mi mancavate, Detective Gumshoe. È la fine, Portman, ti avevo in pugno ora. Fallo stare buono, Mr. Edgeworth. Non è tempo per scherzare? Non scherza. Noi sappiamo, Mr. Jacques Sportsman, che lei è il colpevole di questo caso. Dai, confessa, mi risparmi un intero episodio. E sono arrabbiato per essere stata cacciata dal suo ufficio. Lo sarei anch'io. Così penso che tu possa stare se prometti di non intralciarmi. Nascondere il suo crimine con la scusa di fare il lavoro di un procuratore? Riesco a vedere attraverso la brutta maschera che indossa sul suo volto. Pirandello a volte insegna. Chi pensava che saremmo arrivati fino a qui? Ora che ci penso, il suo mentore era Manfred von Karma, giusto? Il leggendario procuratore che non ha mai perso un caso per 40 anni. Ma ci sono sempre state voci su prove falsificate. Dico che dovreste stare attento prima d'accusare, capisce? Ha finito con i suoi giochetti mentali? Quali giochetti mentali? Perché con me non funzionano. L'unico motivo per cui dovreste usare quella bocca è per spiegarsi. Anche se servirà solo a scavarsi la fossa da solo. Comunque il gioco è finito. E no, è qui che ti sbagli, è appena iniziato. Bene, piuttosto confidenti. Anche se devo ancora cominciare a provare qualcosa. Ti proverò che sei tu il colpevole! Non ho capito quale sia la sua idea che ha in mente, ma c'è una montagna di prove che dimostra la mia innocenza. Comunque, glielo chiedo, pensa che abbia aperto la porta e sia entrato qui? Senta, mi spiace, ma ho del lavoro da fare, quindi finirei qui. Eh no, è qui che ti sbagli. Scusi, ma non abbiamo ancora finito. Cavolo, lei è un testone. Suppongo che basa le sue accuse su qualcosa? Le mostrerò su cosa baso le mie accuse, con delle prove. Subito. Rebutto. Ma? Prove che dimostrano la tua innocenza. Sì, in verità sì. Più o meno. Allora, cosa dovrei mostrare? Non so cosa mostrargli qui. Senti, vediamo quali sono queste prove. Oh, davvero? Che tipo di prove sta parlando? Jim era mio partner, non può dire che avevo un movente per ucciderlo. È tutto? Non è neanche un formicaio, altro che montagna. Ma è più che sufficiente, non è d'accordo? Le consiglio di rivedere ciò che significa la parola prove. Non cambia il fatto che le prove puntano verso l'assassino e non verso me. Sì, ma se sei tu l'assassino, traslativa funziona anche su di te. Transitiva, pardon. Pensa che abbia aperto la porta e sia entrato qui? Sì. Un attimo. Sfortunatamente credo che prima l'abbia già dimostrato. Le vostre parole non hanno senso. Insisto che non potevo accedere nel suo ufficio. Cosa dovrei fare ora? Dovrei fare un'obiezione? Obiezione! Sostiene di non aver avuto modo di aprire la porta. Però non è la pura verità? Ok, ha dell'umorismo. Vado avanti, spari. Guarda che lo faccio sul serio. Lei ha usato questo oggetto per aprire la porta. La chiave universale. Dimostrerò che ha aperto la porta del mio ufficio con la chiave principale. Aspetti un secondo. Non l'ho mai toccata con un dito a quella chiave. Ed ha ragione. Però... Esatto, è riuscito ad aprire la mia porta senza usare un dito. Beh, o forse sì, ma solo per indicare.
ha usato il suo dito per indicare a questa persona di aprire la mia porta. E questa persona è Miss Baird. Ha chiesto a Miss Baird di aprire il suo ufficio per lei, giusto? Sì, ho, diciamo, scortato la chiave a casa. Succede troppo spesso anche per me, sa? Ma la stanza che ha aperto Miss Baird non era la sua, vero? Cosa? Ho tanta immaginazione. Perché non chiede alla ragazza stessa quale porta ha aperto, allora? Beh, sono certa che era la porta di Mr. Partsman, ecco. Ho anche controllato la targa della porta per essere sicura, signore. Ha visto? Tuttavia l'ha indirizzata, facendole pensare ciò che voleva. Come suppone che io l'abbia fatto? Scambiando le targhe delle nostre porte, per esempio. È vero, si possono scambiare facilmente. Inoltre, ha usato un'altra cosa per lasciare una forte impressione. Che la porta che stava aprendo fosse la sua e non la mia. Il canestro di basket. Ecco! Cosa? Il canestro, signore? È un oggetto peculiare in qualunque corridoio. Figuriamoci in questo edificio. Ecco perché ha lasciato una forte impressione su di lei. È un oggetto perfetto per stare fuori da un ufficio di un particolare procuratore. Ah! È vero, signore! Perché c'era il canestro di fuori della stanza? Pensavo che la porta che stavo aprendo era quella di Mr. Partsman. Ci sono segni che il canestro è stato mosso per essere messo di fronte al mio ufficio. Capisco. In questo modo rendi le persone sospette. Grazie per il consiglio. Ma io penso che la sua congettura sia un po' fuori strada. La metti così. Adesso sta solo dicendo falsità. La ragazza ha aperto la mia porta. E dopo sono rimasto nel mio ufficio. Non ha alcun motivo per sospettarmi. Sì, perché abbiamo dimostrato che poteva spostare la targhetta e il canestro. Non abbiamo ancora dimostrato che l'ha fatto. Intende dichiarare la sua innocenza fino alla fine, Sono innocente come la mia giacca. Non so se è un bel paragone. Miss Baird è sporca e colpevole come la giacca che indossa. La mia giacca non è sporca, che tu sappia, l'ho lavata appena ieri. State calmi, poiché intendo scoprire chi è davvero coperto di sporcizia qui. E lo scopriremo adesso. Sta solo dicendo falsità. Questo lo saltiamo. La ragazza ha aperto la mia porta. Un attimo. Usando la chiave, ovviamente. Certo, ha qualche problema? Questo è ciò che fa la chiave principale, giusto? Forse dovremmo metterlo in un labirinto elaborato di qualche tipo per persone come te. È qui che si sbaglia. Non ha aperto la tua porta. La ragazza non può aver aperto la tua porta perché non c'erano le sue impronte digitali. O apre la porta con la forza psichica oppure non l'ha aperta per niente. Obiezione! Ho esaminato la sua porta. La mia porta? Per quale motivo? Scommetto che non ha trovato nulla. È proprio bravo a perdere tempo. Ha ragione, non ho trovato nulla. Neanche le impronte di Miss Baird. Le sue impronte? Cosa c'entrano con tutto questo? Mettiamolo in questo modo. Se lei avesse aperto davvero la sua porta, le sue impronte dovrebbero essere sulla maniglia che ha toccato. Ah! Inoltre, tutte le impronte sulla maniglia della mia porta sono state pulite. Posso solo pensare che c'erano le impronte di Miss Baird. Obiezione! Ma non cambia il fatto che io ero nella mia stanza per tutto il tempo! È davvero un fatto? O è tutto inventato? Ehi, perché mai dovrei mentire? Ho delle prove che dimostrano che non è stata tutto il tempo nella sua stanza. Ed è il biglietto della vittima. Che dice: ehi, ti cercavo ma non c'eri. Più schiacciante di così, insomma. Ecco! È una nota lasciata dalla vittima per voi, Mr. Portman. Una nota? Era sotto la sua porta, non l'ha notata. E proprio qui c'è scritto: ma sei uscito. Non era nel suo ufficio quando la vittima è venuta a cercarla. Quindi dov'era e cosa stava facendo? Ah! Non pensa che sia ora di finirla con questa recita? Sappiamo che è entrato nel mio ufficio con l'intenzione di rubarmi qualcosa. E Mr. Fate vi ha scoperto. Perché ha sentito un suono che veniva da una stanza che doveva essere vuota.
Mr. Portman ha ucciso Mr. Fate per tappargli la bocca. Io ho avuto la sfortuna di tornare quando c'era lei e mi ha minacciato per fuggire. Come ho detto quando mi punto l'arma, sei matto a commettere un omicidio nel mio ufficio. Cosa c'è da ridere, amico? Beh, guardi quello sguardo sulla faccia del miglior procuratore dell'edificio, che sbaglia enormemente accusandomi. Non posso trattenermi. Non c'è niente di meglio al mondo. Cosa? Mr. Edgeworth ha spiegato tutto e ha anche mostrato le prove. Sei tu l'assassino. Smettila di fuggire e ammetta di aver commesso il crimine. E come ho detto prima, è tutto significativo, pieno di congetture. Riguardo le impronte sulla mia maniglia, beh, posso confessare che ho pulito quella maniglia molto bene. E le nostre congetture vanno in fumo. Sono un pacco ossessivo e compulsivo, vede? Anche a sparare alle persone. Non volevo toccare una maniglia toccata da una ragazza. Questo è il motivo perché ho pulito la maniglia appena aperta la porta. Così è perfettamente logico che ci siano solo le impronte mie e di Jim su di esse. Tu! Ti sei inventato tutto ora, non è vero? Inoltre, per la nota che Jim ha lasciato, sai esattamente quando l'ha fatta? Avrebbe potuto lasciarla prima che arrivasse l'ufficio. Tipo, la prima serata, ad esempio. Intende dire che non ha visto la nota lasciata sull'entrata. Ehi, anche i migliori sbagliano. Perché ero preoccupato da lavoro per potermene accorgere. Non sto mentendo. Questa è una bugia. Non è possibile che non abbia visto una nota di quella grandezza. Ah, ma non puoi provarlo, giusto? Signore, dica qualcosa. Mi aiuti, signore. Portman ha ragione. Non posso provare che non ha semplicemente notata. E comunque, ho un alibi di ferro. Di ferro, dice? Mi sono accorto di averne uno mentre stavamo parlando. Sì, si inventano alibi così, a caso. Penso che sarebbe stato meglio per tutti se l'avessi detto prima. Sei serio? Sentiamolo. Se ricordo bene, è tornato dal suo ufficio attorno alle 2 di notte, corretto? Ed è stato quello il momento in cui ha avuto uno sfortunato confronto con il colpevole. Ma in quel momento io ero al dipartimento anticrimine. Chiedo in giro, gli altri detective confermeranno la mia storia e l'alibi è perfetto. Ah, cavolo. Pensa davvero che sia tanto perfetto? Come ho detto prima, non mi interessa. Chiedo in giro e lo vedrà da solo. Detective Gumshoe. Sì, capo, vado subito a controllare. Mr. Edgeworth, signore, penso che siamo nei guai. E come ha detto Mr. Portman, i ragazzi giù al dipartimento anticrimine l'hanno visto alle 2. Visto? Tutte le prove evidenziano lui come colpevole. Quindi ci deve essere una contraddizione nel suo alibi. Vediamo. È tornato alle 2, vediamo. Corretto, era intorno alle 2. Sicuro, è molto importante per me sapere l'ora giusta. Ricordo di aver controllato il mio orologio, ed erano le 2. Ah, non mi sorprende. Ok, così è tornato nel suo ufficio alle 2. Ha contato il fuso orario? Beh, sì, mi sa di sì. Ed è stato quello il momento in cui ha avuto uno sfortunato confronto con il colpevole. Vediamo. Lo dice lei, comunque. Sì, comunque, lei è l'unico che sostiene di aver incontrato il colpevole. Mi dica, ha visto il volto della persona? Ed era il mio volto? Era buio pesto, quindi non potevo vederlo. Oh, che strano. Io invece sono sicuro che lei è riuscita a vedere qualcosa. Comincio a sentirmi come se fossi quello che viene interrogato. Ah, beh, non importa se vi ricordate o no. Importa solo che non sono io il colpevole. Ma in quel momento, io ero al dipartimento anticrimine. Un attimo. Quindi ha fatto visita al dipartimento anticrimine? Sì, subito dopo aver lasciato la procura. Gli altri detective confermeranno. Siamo andati a chiedere in giro per confermare la sua storia. Ed è come ha detto, giusto? Sì, capo. I detective mi hanno detto che l'hanno visto intorno a quell'ora. Visto? Un alibi perfetto. E l'asso nella manica.
Impossibile, lui è davvero l'alibi perfetto. Che c'è? Perché quello sguardo imbranciato sul viso? Non può dire più niente, Mr. Edgeworth? Penso che siamo a capolinea. È il momento di scendere da questo treno folle. No, aspetta un attimo. Ehi tu! Capo! Puoi scortare fuori la ragazza, ma ricorda, sii gentile. Maggie! Detective Gumshoe! Dai, non è nemmeno così tragico! C'è niente che posso fare? Deve esserci un modo per rigirare questa situazione. Se avessi un indizio, ho scordato qualcosa che mi aiuti a far luce sul mio alibi? C'era una seconda persona? Ho bisogno di pensare con calma un'altra volta e con la logica! Logica, a me! Allora, un'altra pistola. Non era Portsmouth. Vuol dire che, visto che i file sono stati messi in disordine due volte, c'erano due persone. Connecting in corso. Pow! Gli scaffali erano in disordine prima e dopo l'omicidio. La persona che ha incasinato dopo l'omicidio può essere la stessa prima dell'omicidio? Può significare che un'altra persona ha fatto visita al mio ufficio questa sera. E questo si ricollega che c'erano due pistole. Quindi, se ci sono due colpevoli, si risolve la contraddizione nascosta dell'arma del delitto. E poi il fatto che ci siano due proiettili in questo ufficio. E l'arma del delitto ha sparato solo un colpo, lasciando l'ipotesi che l'altro proiettile veniva dalla pistola dell'altro visitatore. Inoltre, se pensiamo che la pistola del secondo colpevole è quella che mi è stata puntata. Obiezione! Ok, questa obiezione va poca enfasi, riproviamo. Obiezione! Mr. Portman, sembra che dovrò modificare la mia ipotesi per questo caso. Forte, finalmente inizia a comprendere. Mr. Edgeworth, capo, cosa sto dicendo? Era stato un grande equivoco da parte mia, sin dall'inizio. Ho pensato subito che la persona che ho trovato era l'assassino, ma mi sbagliavo. Cosa sto dicendo? La persona che ho trovato era solo il ladro. Un ladro? Ma signore, questo non causa una sorta di contraddizione? No, significa solo che il colpevole era qualcun altro. Significa che due persone sono entrate nel mio ufficio stanotte. Che cosa intende con due? Spiega il perché gli scaffali sono stati mossi due volte e perché ci sono due pistole. Mr. Portman ha imbrogliato Miss Baird ed entra nel mio ufficio. Ancora con questa storia! Non ha nessuna prova e lo sa! Ascolti per favore il mio scenario ipotetico per ora, Mr. Portman. Infine, se lei è davvero innocente, non deve avere nulla di cui preoccuparsi. Adesso, tornando al mio scenario, Mr. Portman voleva rubarmi qualcosa. Ecco perché ha cercato la mia cassaforte e devastato gli scaffali. Ed è la prima volta. Quindi, questo è stato quando gli archivi sono stati messi nell'ordine sbagliato, giusto? Corretto. E poi, quando stava per guardare da un'altra parte, chi incontra se non altri che Mr. Fate? Perché Mr. Fate è entrato nel suo ufficio? Forse aveva qualcosa da fare con Mr. Portman, per questo era in giro. Secondo me è stato quando ho sentito dei rumori provenire dal mio ufficio. Oh, perché lei doveva essere in viaggio, giusto? E deve aver pensato che fosse strano, quindi è entrato a dare un'occhiata. Corretto, e come detective ha pensato che fosse giusto. Ma quando è entrato ha trovato il suo compagno lì? Ovvero Mr. Portman, e Mr. Fate ha abbassato la guardia. E Mr. Portman non è stato misericordioso da lasciarlo vivere. Ha aspettato l'occasione per rubare l'arma di Mr. Fate e poi l'ha ucciso. Gli tappò la bocca per averlo scoperto mentre rubava. È il momento in cui il primo colpo è stato sparato, quello che è finito sui file. Dopo questo, Mr. Portman ha pulito l'arma e l'ha lasciata lì mentre fuggiva. Poteva permetterselo, poiché aveva lasciato anche un messaggio falso. Sei proprio un monellaccio complicato, lo sai? Beh, se tutto fosse così semplice, allora tutto si risolverebbe. Tuttavia, c'è stata un'altra persona nella mia stanza. E qui le cose si complicano. Un'altra? Persona? Sì, e l'obiettivo di quest'altra persona era rubarmi qualcosa. Adesso, dopo che Mr. Portman se n'è andato, la porta è rimasta aperta. Comunque, quest'altra persona non poteva saperlo, e quindi
ha rubato la chiave principale dalla stanza delle guardie per entrare nel mio ufficio e cercare tra gli scaffali. Questa è stata la seconda volta e sembra che il ladro abbia trovato il suo premio. Il file zero, capo? Corretto, il ladro stava per uscire con il file e sono apparso io. Il ladro quindi mi ha minacciato con la sua pistola ed è fuggito. Il secondo proiettile è stato sparato in quell'incontro. Quindi gli scaffali mossi due volte e i due proiettili... È successo perché due persone differenti l'hanno fatto in due tempi differenti. Precisamente. Adesso capisce, Mr. Portman? La persona che ha incontrato era il ladro e non l'assassino di Mr. Fate. Il momento in cui mi sono imbattuto con l'altra persona, il suo alibi ora è irrilevante. Perché sappiamo che l'assassino non c'era quando è arrivato il primo colpevole. Cosa ridi, amico? Assolutamente splendido! Il suo scenario spiega tutto! Certo che spiega tutto, e Mr. Edward, dopo tutto! Ma sai, non cambia ancora il fatto che è tutto circostanziale. Supponiamo se, un grande se, la tua teoria fosse esatta, renderebbe il mio alibi, come attentamente osservato, irrilevante. Ma c'è ancora un punto definito della sua spiegazione, per cui non ha alcuna prova. Secondo lei, io sarei il primo visitatore. Mr. Edward non può lasciarlo andare via, signore! Ma ha ragione, non ho nessuna prova su questo punto. Non lo dica, capo. Non ci posso credere, non preoccuparti, Maggie, farò qualcosa se devo. Sa qualcosa? Trovo il suo atteggiamento peculiare, Mr. Edward. Se chi ha incontrato fosse davvero un normale ladro, perché non è il suo sospettato principale? Se così fosse, la sua teoria sarebbe corretta. Vedremo. Oh, musica intensa. Il ladro dovrebbe essere il suo vero sospettato, non è d'accordo? Dovremmo essere in giro a cercare quel ladro adesso. Potrebbe ancora essere qui. Odio ripetermi, ma come ho già detto, mi sto volendo nel mio ufficio. E quando Jim è venuto a portarmi delle prove, era al dipartimento anticrimine. Non aspettatevi che sappia cosa è successo dopo che me ne sono andato. Quindi pensa che dovremmo andare a cercare il ladro? Certo, non è ora di perdere tempo in discussione senza senso. Non penso che sia senza senso. Trovo che il suo alibi sia affascinante. Continuiamo dove ci eravamo fermati. So che sta mentendo, so che era qui, sulla scena del crimine. Devo solo trovare un modo per provarlo. Oh, è sempre più nell'angolino. Il ladro dovrebbe essere il suo vero sospettato. Un attimo. No, non credo proprio. Perché no? Elementare, Watson. Guardi il messaggio in fin di vita. L'assassino di Mr. Fate ha lasciato molto bene le lettere sui file. E dopo è arrivato il ladro che ha rubato uno dei file. Se il ladro era l'assassino, pensa che avrebbe sparato sugli scaffali? Ah! Forse l'assassino non ci ha pensato. Sì, deve essere così. Forse, solo forse. Dovremmo essere in giro a cercare quel ladro adesso. Una volta fuggito, dubito che il ladro stia qua vicino. Beh, non si sa mai. Il ladro torna sempre sulla scena del crimine. Forse non ha tenuto quello che voleva. Oh, parla come se conosce da tempo questo ladro. Ah, niente di simile. Non ho idea riguardo tutto questo, comunque. Ah, devo ripetermi, ma come ho già detto, mi sto volando nel mio ufficio. Un attimo. Ma seconda nota di Mr. Fate. Un attimo, pensavo che avessimo già dichiarito. Avevamo detto che Jim mi ha lasciato quella nota in prima serata. Se è la prova che l'ha lasciato un tempo differente, mostrala. No, non ho niente. Visto? Così insisto ancora che ero nel mio ufficio in quel momento. E quando Jim è venuto a portarmi delle prove, ero al dipartimento anticrimine. Un attimo! Perché non è andato con Mr. Fate? Ah, perché ha detto che era stanco e voleva fare un rapido pisolino. Ha visto il sofà in corridoio? Gli piaceva dormire su quelli. È una delle sue abitudini. E le prove che le aveva portato? Riguardavano il caso di ieri. Solo due oggetti, una pistola e un ciondolo. Due? Interessante. Questa parte di testimonianza è molto cruciale per lasciarla correre.
Infatti è sbagliato. Ho sbagliato, ops. Una pistola e un ciondolo? Sì, la pistola che era l'arma del delitto e il ciondolo che era della vittima. Ok, non so perché dovrebbe mentire su questo, ma c'è qualcosa che nasconde. Obiezione! Solo due prove? Penso che la frase adatta sia sei scarso. Mi scusi? Lei è scarso come procuratore. Sta cercando di nascondermi delle prove. Che sto dicendo? Non le sto nascondendo niente! Beh, questo è un foglio che dovrebbe leggere attentamente. Ah, c'è scritto che Mr. Fate stava portando tre prove! Sì, e questo è il vero messaggio della vittima per lei, Mr. Portman. Lui non ci credo! Colto in fallo da semplice aritmetica! Dov'è la prova mancante? Ce l'ha lei, vero? Sono un colpevole, farebbe quella faccia. Detective Gumshoe, non serve che me lo dica, capo. Lo perquisirò da testa a piedi. Non avvicinarti, ti avverto. Questa è tutta parte dell'indagine, amico. Quindi non pensare neanche di fermarmi. No! Ehi, cos'è questo? Avevo questo, capo. Una videocassetta. Nonostante quello che ha detto, sembra che aveva qualcosa da nascondere. Ma perché ha fatto una cosa del genere? C'è solo una ragione del perché dovrebbe nascondere questa prova. Perché lo indicherebbe in modo inequivocabile come il vero assassino. Esaminiamo la videocassetta in maniera più dettagliata. Poiché sarà questa a piantare l'ultimo chiodo nella sua bara. Vediamo. L'incidente KG8. L'incidente KG8? È un caso della polizia, capo. Intende che questo video è la prova di questo caso? Interessante. Comunque ciò che è registrato non è importante al momento. Controlliamo il resto. Sangue? Oh, è sangue, non è vero? Sì. E credo che sia questo che il buon procuratore stava cercando di nasconderci. Il sangue è ancora fresco. Intende che è il sangue del detective Fate. No! No, siete in errore tutti! E lei è in errore. Non serve altro che fare il test del sangue per trovare la verità. Ci ha detto che aveva ricevuto prove della vittima prima dell'omicidio. Adesso ci dirà quando e come il sangue della vittima sia finito su quel video. Sì, è totalmente sospetto. Era il momento della sua morte? Il detective Fate aveva questa videocassetta addosso quando l'ho ucciso. Sa che non c'è alcun modo per provarlo. E se dovessimo esaminare le impronte su questa cassetta? Ah! Se devo indovinare, direi che le uniche impronte sarebbero quelle sue e di Mr. Fate. No, è impossibile, cosa sta facendo? Ha mangiato la mia taglietta, è terribile. TKO! Tutto bene quel che finisce bene? Presumo? Mr. Portman è sotto arresto per assassinio del detective Buddy Fate, capo. Bene. I risultati che abbiamo ricevuto sulla cassetta si sono rivelati conclusivi, capo. Il test del sangue ha detto che c'era il sangue di Mr. Fate sopra. E di più, sono riusciti a trovare alcune impronte di Mr. Fate. Grazie mille, Mr. Edgeworth. Non riesco a credere che ho visto le sue abilità di deduzione fuori dal tribunale. Senza parole, signore. Si figuri. Mi spiace che è rimasta coinvolta nell'omicidio del mio ufficio. Accetti le mie scuse. Oh, non è nulla, davvero, in confronto a tutto quello che ho passato. Sono fortunata che stavolta sia stato solo un furto ed un omicidio, signore. Se fosse stata una rapina o fossi rimasta un ostaggio, mi sarei completamente arresa. Penso che sto finalmente salendo da dea della sfortuna a una persona sfortunata. È positivo, sì. Qualcosa mi dice che era meglio assumere un'altra persona per la sicurezza. Sa, capo, Mr. Portman era davvero un procuratore corrotto. Perché dice che era corrotto? Beh, ho sentito che c'era un buon numero di cose sospette che riguardavano i suoi casi. Si dice anche che alcune delle prove che usava fossero false, capo. Prove false?
e dicono che aveva deciso di non partecipare ad alcuni casi per ragioni molto vaghe. Oh, quel tizio era una disgrazia all'intera professione. Ma non siamo riusciti a farci dire perché si era intrufolato nel mio ufficio. Sì, quando parlavamo dell'argomento si zittiva immediatamente. Anche se sono abbastanza sicuro che era per rubare qualcosa. Sono tra me e lei, capo, ma c'è una sorta di grande organizzazione che è coinvolta dietro le quinte. Oh, bene bene. Con Mr. Portsman che si rifiuta di divulgare qualcosa, fa credere molto a queste voci. Sembra che non abbiamo ancora finito con tutto questo. Allora Mr. Portman non era cattivo. Non ho detto questo, piuttosto che ci sono ancora molti misteri da risolvere. Tipo, non abbiamo ancora capito il significato di questa prova. Esatto. Il ladro. Chi era il ladro che è entrato dopo e perché ha rubato questo file? La persona che ha rubato il file, l'altro cattivo della notte. Sì, mi chiedo chi fosse. E che è successo alle pagine rubate? Mi chiedo, chi diavolo era quello che mi ha puntato l'arma? Mr. Edward! Sì? Ho trovato questo mentre stavo indagando nel suo ufficio, signore. Una tessera. Cos'è, capo? È un uccello o qualcosa del genere? No, è un marchio del corvo. Un corvo a tre zampe. Dove lo vedi il corvo? Anche lei dovrebbe saperlo, detective. Oh, riguarda quella cosa, giusto? Il grande ladro di cui tutti parlano. Sì, è il marchio del grande ladro Yatagarasu. Sotto il marchio dell'uccello, lo scopo del Yatagarasu è nobile. Un Robin Hood moderno. Chiamato misterioso e fantasmagorico, il Yatagarasu appare e scompare a piacere. Anche se non sappiamo l'obiettivo finale del ladro, sappiamo cosa prende di mira. Al Yatagarasu piace trovare e rendere pubbliche prove di affari corrotti di ogni genere. Il furto è sempre pianificato in silenzio e con perfezione. Una volta che il bersaglio è deciso, nessun biglietto da visita viene mandato. Invece, la corporazione scelta viene infiltrata senza neanche che se ne accorga. Giorni dopo, le prove che venivano trovate erano mandate ai mass media. Insieme a questa tessera. Anche se è da tempo che Yatagarasu è apparso per l'ultima volta. Ehi, Mr. Edward, guardi che c'è qualcosa scritto sul retro. Cosa? Fa vedere. È il posto dove il ladro aveva messo il file rubato. Quindi la persona che ha rubato il file era Yatagarasu? Yatagarasu. Organizzazione. Stanno spuntando parole chiave in questo mistero. Il delitto del mio ufficio. Il ritorno del grande ladro Yatagarasu. Il suo ritorno? Non posso dire che non me l'aspettavo. Erano stati annunciati degli incidenti che erano cominciati 2 giorni fa. Fine! Ma non totalmente fine, se per questo. Nuovo episodio sbloccato. Turnabout Airlines. Mi sa che posso concludere qui il capitolo. Non solo l'episodio, ma il capitolo. A forza di fare Mr. Portsman mi fa male la gola. Allora, visto che con questo nuovo capitolo si ricomincia da capo, vorrei fare un po' più di pausa tra un capitolo e l'altro, ovvero aspettare un po' più di giorni per il prossimo capitolo. Così più persone guardano questo capitolo e possono guardare il prossimo senza troppi problemi. Beh, vi ringrazio per aver visto tutti i 4 episodi e ci vediamo al prossimo capitolo.